Ciao, buongiorno a tutti, sono Sabrina della tua scuola Matteo. Oggi inizieremo la lezione delle prescrizioni. I segnali di prescrizioni sono i segnali di divieto, i segnali di obbligo e i segnali di precedenza. Tutti e tre insieme indicano appunto i segnali di Questo è il prescrizione. segnale di dare precedenza, fa parte dei segnali di precedenza, si trova negli incroci che hanno una buona visibilità e indica che dobbiamo rallentare per dare precedenza ai veicoli che ci sono a destra e a sinistra. Quindi quando lo troviamo ad un incrocio, se ci sono veicoli che provengono da destra e da sinistra, ci dobbiamo arrestare. Altrimenti possiamo passare in condizioni di sicurezza. Ciò significa che non ci devono essere veicoli a cui dobbiamo dare la Ad precedenza. esempio, in questo particolare incrocio, vediamo che la moto arriva al dare precedenza, rallenta. Nel momento in cui controlla che ci sono dei veicoli alla sua sinistra, come in questo caso, o eventualmente a destra, si dovrà arrestare. Quindi il dare precedenza indica l'obbligo di rallentare e se occorre fermarsi per dare la precedenza agli altri veicoli che stanno su. Il segnale di dare precedenza può essere preceduto dal preavviso che fra 320 metri c'è un incrocio col dare precedenza. Questo segnale funge da preavviso, quindi si trova a 320 metri prima dell'incrocio. Questo incrocio avrà una buona visibilità perché c'è appunto il segnale di dare precedenza, per cui dobbiamo rallentare e fermarci eventualmente solo se ci sono dei veicoli che provengano dalla nostra destra o dalla nostra sinistra. Questo è il segnale di stop, si trova negli incroci che hanno una pessima visibilità, dobbiamo rallentare, fermarci per forza, rimettere la prima al nostro veicolo, se stiamo guidando i veicoli a due ruote dovremo appoggiare il piede a terra, mettere la prima e ripartire dopo che ci siamo assicurati che non ci sono veicoli che provengono dalla nostra destra e dalla nostra sinistra. In questa immagine vediamo appunto, c'è la macchina rossa che arriva a un incrocio con la segnaletica di stop, questa macchina dovrà arrestarsi, rimettere la prima marcia, aspettare che i veicoli di destra e di sinistra eventualmente sgombrino l'incrocio e poi passare. La segnaletica di stop potrebbe trovarsi anche in prossimità dei passaggi a livello senza barriere, come quello indicato nella figura, proprio per indicare un passaggio a livello molto pericoloso, in cui è obbligatorio, anche se le luci sono spente, fermare e controllare che non ci siano treni in arrivo né da destra né da sinistra. Anche lo stop, come il dare precedenza, può essere preceduto dal segnale di preavviso che fra 320 metri c'è un incrocio sul quale troveremo uno stop in cui ovviamente non c'è sufficiente visibilità. Questo è un incrocio con precedenza a destra. Significa che su una strada in cui troveremo un incrocio passerà prima chi ha la destra libera. Questo tipo di segnaletica si trova normalmente a 150 metri, però potrà trovarsi a una distanza diversa se è opportunamente integrato dal pannello integrativo rappresentato in figura. Inoltre, se su un tratto di questo incrocio, della strada di questo incrocio, c'è questo segnale, su tutte le altre strade ci sarà lo stesso identico segnale. In questo incrocio passerà prima chi ha la destra libera. Quindi se noi controlliamo il veicolo eventualmente di colore rosso, vediamo che ha la destra occupata in questo punto dal veicolo azzurro.
Se io invece controllo la destra del veicolo azzurro, vedrò che la destra del veicolo azzurro è libera, cioè significa che non c'è nessun veicolo che intercetta la sua traiettoria sulla destra. E quindi il primo veicolo che può passare in questo incrocio è il veicolo di colore azzurro. Questo è un incrocio con diritto di precedenza con una stradina che proviene dal lato destro. Anche in questo caso chi cammina sulla strada grande avrà il segnale di diritto di precedenza, chi invece sta nella strada piccolina dovrà eventualmente fermarsi, chi proviene da questa strada piccolina, perché incontrerà un segnale o di stop o di dare precedenza. La stessa cosa vale per questo, che è un incrocio con diritto di precedenza, quindi significa che io, se ho il diritto di precedenza, sto camminando sulla strada grande, mentre chi proviene dalla strada piccolina dovrà fermarsi e darmi la precedenza. Ricordiamoci che quando ci sono questi segnali che ci indicano il diritto di precedenza, nel momento in cui noi andiamo a svoltare a sinistra, dovremmo dare precedenza ai veicoli che ci vengono di fronte, perché in entrambi i casi, sia questo veicolo che questo, hanno il diritto di precedenza, ma nello svoltare a sinistra dobbiamo dare precedenza ai veicoli che ci vengono. Questo è il segnale di diritto di precedenza. Si trova su alcuni tratti di strada che per la loro costruzione non godono del diritto di precedenza. Vi dice sui quiz, che cosa vuol dire? Che io questo segnale non lo posso trovare in autostrada o su una strada extraurbana principale, perché quelle strade hanno già per la loro costituzione il diritto di precedenza. Nel tratto di strada dove li trovo indica che io ho il diritto di precedenza, quindi io su questo tratto di strada avrò il diritto di precedenza, però se nelle vicinanze c'è un incrocio sarò come comunque obbligato a rallentare per controllare che eventualmente i veicoli che provengono a destra o a sinistra alle strade di minore importanza si fermino per darmi la precedenza. Fine del diritto di precedenza. Dopo questo segnale inizierà un incrocio normale. Se non ci sono altre segnaletiche, dovrò dare normalmente precedenza a destra. Se invece c'è un altro tipo di segnale, come in questo caso lo stop, seguirò quello che mi è stato indicato dal relativo segnale. Adesso dobbiamo controllare gli ultimi due segnali. Allora, il primo, questo col cerchio rosso, è un dare precedenza nei sensi unici alternati. Il secondo, quello col quadrato azzurro, è un diritto di precedenza nei sensi unici alternati. Prima di tutto dobbiamo capire che cos'è un senso unico alternato. Un senso unico alternato è quando c'è un restringimento della strada talmente stretto da consentire il passaggio solo di una fila di veicoli, ma la circolazione è a doppio senso. Quindi in questo caso vediamo che ci sono dei lavori in corso. La larghezza della strada rimasta consente il passaggio solo a una fila di macchine alla volta, però la circolazione ha doppio senso. In questo caso si va a creare un senso unico alternato. Se dalla mia parte troverò il segnale di dare precedenza, cioè quello tondo, rosso, mi devo arrestare, aspettare che i veicoli che vanno, che ho di fronte, che invece avrà il segnale di diritto di precedenza, passi e poi eventualmente potrò passare io. Sui quiz molto spesso i segnali di dare precedenza in sensi unici alternati, diritto di precedenza in sensi unici alternati, vengono accoppiati con l'uso di una lanterna semaforica, che non è altro che un semaforo, e un vigile. Ovviamente c'è una certa gerarchia nell'importanza dei segnali. Il più importante di tutti è il vigile, quindi nel caso in cui troviamo il segnale, il semaforo e il vigile, a quello che dobbiamo dare retta è quello più importante. In questo caso sarà il vigile. Se noi ci troviamo su un incrocio in cui c'è solamente il segnale e il semaforo, daremo retta al semaforo, perché il semaforo è più importante del segnale. Questo è l'ultimo segnale di precedenza, spero che vi sia stato utile, continuate a seguirci perché metteremo tutto il corso teorico che ti aiuterà a superare la tua patente in maniera semplice, veloce e divertente. Ciao a tutti!